Conoscete il latte d'asina? Ne parlavamo proprio ieri. Si parla tanto del latte d'asina. Ci aiuti a far chiarezza? Allora, il latte d'asina è un prodotto, anche questo, che se esiste ancora dobbiamo ringraziare le aziende agricole. Perché? Perché gli asini sono animali a rischio di estinzione. E adesso invece, siccome vengono allevati per produrre il latte d'asina, non lo sono più. È un latte particolarissimo perché di tutti i latti che noi possiamo utilizzare è il più vicino al latte umano. Ed è un latte che non ha problemi, per esempio, per quei bambini, e ne sono tantissimi, che hanno difficoltà perché hanno allergia verso le proteine dei latti vaccini. Quindi una mamma che non riesce ad allattare e che ha un bambino allergico al latte vaccino, e quindi anche alla stragrande maggioranza dei latti in polvere, per poter alimentare il proprio bambino deve utilizzare un latte speciale come il latte d'asina. È il più vicino al latte della mamma normale. Difficile da trovare. Ma lo trovate in quelle reti anche online, comprandolo direttamente dalle aziende agricole e ti dico, è veramente molto, molto, molto ricercato.